Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di un accessorio per auto e lo facciamo in compagnia di lei, la A510 di 70 Mai. Per chi non conoscesse questo marchio, è uno dei marchi leader nella produzione di dashcam. Infatti anche questa A510 è un prodotto davvero incredibile. Infatti ha delle caratteristiche davvero interessanti in una fascia di prezzo, ragazzi, davvero molto molto accessibile. E poi è disponibile per l'acquisto direttamente su Amazon, quindi con tutti i vantaggi dello store di Amazon. Questa A510, ragazzi, vi viene a costare meno di 160 euro e ha caratteristiche davvero davvero notevoli. All'interno della confezione troviamo tutti gli accessori necessari per andare ad installare in maniera super semplice ed essere subito pronti a viaggiare in sicurezza e avere sempre disponibili dei file che ci possono venire utili in caso di incidente, in qualsiasi situazione in cui siamo stati coinvolti. Possiamo avere dei file video che possono aiutarci a dimostrare quello che è successo realmente, perché comunque questi file video hanno un valore in caso di incidente. Quindi all'interno della confezione troviamo un manuale di istruzioni, accessorio per andare a spingere il cavo nel montante della nostra auto, come vedremo dopo, davvero semplicissima questa operazione. Dopodiché troviamo un adattatore accendisigari con presa USB nel caso la nostra auto non abbia già una presa USB o è già occupata da qualcos'altro. Con questo accessorio potremo andare ad avere altre due porte USB per alimentare la nostra dashcam. Dopodiché abbiamo il cavo USB Type-C per andare ovviamente a collegare la dashcam all'alimentazione, che è il cavo che faremo passare intorno al montante. Dopodiché abbiamo un altro accessorio interessante, la telecamera posteriore, che non siamo obbligati a utilizzare. Se vogliamo possiamo andare ad installare questa telecamera posteriore dietro la nostra auto e con il cavo in dotazione ovviamente molto molto lungo potremo arrivare a collegarla alla nostra dashcam. Però ripeto, non siamo obbligati ad utilizzare anche la telecamera posteriore. Se non vogliamo tirare il cavo fino a dietro, questa telecamera non la utilizziamo. Ed infine abbiamo lei, la A510 di 70 Mai. Ragazzi, un prodotto davvero davvero notevole sia per la qualità dei materiali che per le sue prestazioni. Allora, le sue caratteristiche principali sono ovviamente la telecamera, che è davvero notevole, ha un sensore Sony, anche se ovviamente molto piccolo, perché sulle dashcam vengono utilizzati sensori molto piccoli, ma con l'algoritmo creato da 70 Mai, quindi appositamente creato per le sue dashcam e per le sue fotocamere incorporate ovviamente nella dashcam, riesce a darci delle qualità a livello di immagini anche al buio davvero notevoli. Tra poco vi farò vedere tutte le clip che ho registrato e devo dire che è tanta tanta roba da questo punto di vista. Per quanto riguarda il software, è davvero molto semplice. Infatti abbiamo ovviamente un display con qua sotto quattro tasti che ci permettono di scorrere all'interno del menu, quindi selezionare la lingua, selezionare le varie opzioni, selezionare la qualità video. Questa fotocamera è in grado di arrivare fino a 3K e ha un campo visivo di 140 gradi con tecnologia HDR. Io vi consiglio di utilizzare appunto questo formato, che è anche in 4/3, che secondo me è il formato ideale per un discorso di file video di una dashcam. Quindi 4/3, 3K con HDR. E ragazzi, questo HDR, come vi stavo dicendo a inizio video, con l'algoritmo creato da 70 Mai per queste dashcam, ragazzi, guardate il risultato in notte. Questo è quello che è in grado di fare in notturna, quindi davvero strade molto buie, e il risultato secondo me è davvero molto molto buono se calcoliamo che le dashcam hanno sensori davvero molto molto piccoli, quindi con poca luce vanno davvero in crisi. Ma secondo me qua il risultato è davvero buono per quanto riguarda appunto i video che ci potranno servire in caso di necessità. Ovviamente di giorno la cosa è molto più semplice, perché abbiamo comunque una qualità molto alta di vedere tutto quello che ci succede intorno, tutto in una qualità davvero davvero notevole. Quindi, come avete appena visto, un prodotto davvero interessante per quanto riguarda la qualità. All'interno del menu ovviamente possiamo scegliere tutte le opzioni che vogliamo, tutto questo lo possiamo fare anche tramite l'applicazione. Sì, perché con lo smartphone possiamo accedere direttamente alla dashcam e andare a modificare tutti i parametri che abbiamo all'interno del menu della dashcam direttamente dallo smartphone. Secondo me è la soluzione migliore
è più semplice, abbiamo un display più grande e poi ovviamente sempre tramite la sua applicazione dedicata possiamo andare ad utilizzare e visionare direttamente i file che abbiamo registrato nella micro SD. Sì, perché lei registra direttamente all'interno di una micro SD che troviamo già inclusa in confezione ed è una micro SD da 64 giga. Ovviamente quando l'SD sarà piena lei andrà a cancellare i file più vecchi, li sovrascriverà e continuerà a registrare sempre in loop, quindi avremo sempre dei file nuovi disponibili, quindi quelli vecchi verranno cancellati una volta che la SD sarà piena e via dicendo, quindi sarà sempre una registrazione continua. Registrazione continua però che andrà ad interrompersi quando andremo a spegnere l'auto, perché collegando la nostra dashcam direttamente alla presa USB della nostra auto, una volta che spegniamo l'auto, dopo qualche secondo la dashcam si andrà a spegnere. Però qua 70 mai ci viene incontro con un accessorio optional, non è incluso in confezione, che costa circa 50 euro, che è questo. Che cos'è questo accessorio? È un dispositivo che ci permette di andare a collegare la dashcam a lui per quanto riguarda l'alimentazione, quindi non saremo più collegati direttamente alla presa USB, ma andremo a collegarlo direttamente a lui. E in che modo? Adesso vi faccio vedere. Il dispositivo è questo, vedete, molto piccolo e compatto ed è un modulo 4G. Cosa serve questo dispositivo? È un optional, non è obbligatorio andare ad acquistare, ma secondo me ci dà un qualcosa in più per quanto riguarda l'utilizzo della dashcam, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle 24 ore e anche un discorso di sicurezza maggiore. Sì, perché questo dispositivo qua sul fianco, vedete, ha una presa micro USB, ha una presa Type-C, che è dove andremo a collegare la dashcam, quindi non la collegheremo più alla presa USB della nostra auto se abbiamo questo dispositivo, ma la collegheremo direttamente a lei con il cavo incluso in dotazione con questo dispositivo. Dopodiché qua sul fianco abbiamo uno slot per SIM dati. Cosa vuol dire? Che qua potremo mettere una SIM telefonica, quindi una SIM con dei dati, e lei sarà sempre connessa alla rete 4G, quindi avremo sempre la possibilità di visionare, di vedere quello che succede intorno alla nostra auto, e questo è davvero davvero incredibile. Sì, perché questo dispositivo sarà sempre connesso in 4G, inserendo ovviamente una SIM. Io per questi discorsi vi consiglio di acquistare quelle che si usano normalmente per le videocamere di sorveglianza, quindi che non hanno tanti giga disponibili, ma abbiamo un pacchetto giga che ci dura anche 360 giorni, quindi magari abbiamo acquistato, che ne so, 50 giga, questi 50 giga ci possono durare magari 6 mesi o 12 mesi, quindi non è che ogni mese si resettano e si cancellano, no, visto che qua comunque il consumo è davvero basso. Sì, perché lei questi giga li andrà ad utilizzare per inviarci la notifica quando capisce che sta succedendo qualcosa alla nostra auto parcheggiata, perché è qua che questo dispositivo diventa interessante. La nostra auto parcheggiata sarà sempre alimentata, adesso vi farò vedere anche come, quindi avremo il modulo 4G sempre connesso, la dashcam sempre collegata, anche se sarà in una modalità standby, chiamiamola così. Questo modulo ci invierà ovviamente tramite internet la notifica che la nostra auto sta subendo un qualcosa, quindi un urto piuttosto che qualsiasi altra cosa che succede verso la nostra auto, e poi potremo visionare direttamente collegandoci ovunque noi siamo nel mondo quello che sta succedendo intorno alla nostra auto, appunto attraverso la dashcam, quindi vedendo la live tra lo smartphone e la dashcam, quindi direttamente vedere tutto quello che succede in qualsiasi momento, anche se siamo dall'altra parte del mondo. Quindi questo è sicuramente un dispositivo che diventa interessante, costa 50 euro, ma vale secondo me davvero la pena andarlo ad acquistare perché dà un qualcosa in più. Allora, lui per essere sempre alimentato, come vedete, ha un cavo e ha tre cavi. Questi tre cavi vanno collegati praticamente in base al colore. Qua abbiamo il rosso, il nero e il giallo. Questi tre cavi vanno collegati ovviamente all'alimentazione, e questo cavo giallo serve per avere sempre l'alimentazione continua, quindi anche quando spegniamo l'auto questo dispositivo continuerà ad alimentare la dashcam e continuerà ad essere alimentato. Ovviamente voi mi direte: sì, ma se passano tante ore la batteria della mia auto andrà a terra. È vero, sarebbe così, ma ovviamente quelli di 70 mai non è che sono proprio degli idioti, quindi hanno pensato bene di inserire all'interno dell'applicazione
installazione una funzione che va a gestire la batteria della nostra auto. Quindi noi avremo tre possibilità di utilizzo della batteria, quindi potremmo dirgli quando la batteria scenderà fino a 11,8 volte, per esempio, nell'impostazione con più mantenimento per la batteria andrà tutto ad interrompersi, quindi al di sotto di quella soglia questi dispositivi verranno disattivati, quindi si spegneranno e non andranno a consumare più nulla. Questo quando lasciamo l'auto ferma parecchio tempo, che ne so, magari in un parcheggio di un aeroporto, piuttosto che quando magari andiamo in vacanza, queste cose, allora lì sì che la batteria questo dispositivo verrà disattivato. Ma se l'auto la utilizziamo tutti i giorni, alla sera la lasciamo parcheggiata in strada perché non abbiamo un parcheggio chiuso all'interno della nostra abitazione, allora in questa situazione non ci sarà nessun problema, perché comunque durante il giorno utilizziamo l'auto e le ore in cui la dashcam prenderà l'alimentazione della batteria, anche perché andrà a consumare davvero davvero poco, allora in questo caso i dispositivi dashcam e il modulo 4G non andranno mai a spegnersi, perché comunque avranno sempre l'alimentazione necessaria disponibile, noi avremo sempre la batteria per ripartire con la nostra auto. Quindi questo va collegato direttamente alla scatola dei fusibili con i colori ovviamente dei cavi. Se non siete in grado di farlo voi, lo fate fare a un elettrauto, tanto penso che sia una spesa davvero minima, perché per collegare tre cavi non penso che vi chieda più di 30-40 euro al massimo, o altrimenti c'è la possibilità di andare a collegarlo facendo una cosa più semplice, che è quella che ho fatto io, di collegarle direttamente alla presa OBD. La presa OBD è una presa che tutte le auto hanno, a meno che non siano auto vecchissime, ma altrimenti hanno questa presa OBD, che è una presa standard. Io ho comprato una presa OBD, vado ad unire il rosso e il giallo tra di loro e li vado a collegare al cavo rosso della presa OBD, il cavo nero lo vado a collegare al cavo nero della presa OBD, gli altri cavi invece non li vado a utilizzare, li vado a schermare di modo che non si tocchino uno con l'altro, quindi li vado ad isolare e abbiamo il discorso dell'alimentazione continua senza nessun problema, in maniera molto molto più semplice, senza andare a collegare nessun cavo in maniera invasiva, anche perché la presa OBD ovviamente è sempre alimentata, quindi avremo l'alimentazione continua. Dopodiché questa dashcam ha una funzione molto interessante, praticamente possiamo andare ad attivare il sistema ADAS, che sono gli avvertimenti alla guida, per intenderci quello che le macchine magari più moderne hanno già di loro. Questa dashcam è in grado di farlo. Cosa fa questa dashcam? Ci dà delle indicazioni in determinate situazioni, quindi si accorge quando ci spostiamo di corsia, quindi nel caso ci stessimo addormentando, cose del genere, ci avvisa che stiamo cambiando corsia. Abbandono della corsia. Lei parla in italiano e ci dice che stiamo appunto lasciando la nostra carreggiata, quindi la nostra corsia, perché lei è in grado di capire dove siamo all'interno della strada. Vedendo poi la riga bianca capisce se la stiamo oltrepassando o meno. Poi si accorge se ci avviciniamo troppo ad un veicolo, quindi anche in quel caso ci avvisa se ci stiamo avvicinando troppo al veicolo di fronte a noi. Attenzione, auto anteriore. E quando siamo fermi, tipo magari ad un semaforo o a uno stop, quando il veicolo di fronte a noi parte, ci avvisa che il veicolo di fronte a noi è partito. Rilevato movimento del veicolo che precede. Quindi nel caso ci siamo un po' persi via, ci avvisa anche di questo. Ovviamente questa funzione è attivabile o disattivabile, perché magari dopo un po' ci dà fastidio in certe situazioni, però devo dire che è affascinante anche questo aspetto di questa dashcam. Un'altra cosa interessante che ha questa dashcam rispetto magari ad altre, che al suo interno ha una batteria di 500 mAh. Cosa serve questa piccola batteria? Quando l'alimentazione viene interrotta all'interno della nostra auto, quindi supponiamo di averla collegata alla presa USB, quando noi spegniamo l'auto, improvvisamente diciamo la corrente viene a meno. Quindi quel video, o meglio quell'ultima clip che si sta registrando, non verrebbe chiusa, quindi sarebbe un file illeggibile. Mentre lei, avendo questa piccola batteria, cosa fa? Quando si accorge che l'alimentazione viene a mancare, entra in funzione la piccola batteria che va a chiudere, o meglio che gli serve per andare a chiudere quell'ultimo video che sta facendo, quindi anche quello non sarà un file danneggiato ma sarà un file visibile. Quindi davvero molto molto interessante anche questo aspetto da non sottovalutare, perché lo trovo davvero molto molto utile. Ovviamente lei ha una piastra di sgancio rapido che attualmente è installata sulla mia auto. Adesso ci spostiamo nella nostra auto per vedere come andarla a fissare, come fare l'installazione del cavo. Quindi adesso la togliamo da qua e ce ne andiamo in auto. Andiamo!
Tramite la piastra in dotazione che rimane sempre attaccata al vetro possiamo ovviamente andare a rimuovere la dashcam per andare magari a rimuovere la micro SD che abbiamo inserito per andare a scaricare tutti i file, oltre che ovviamente la possibilità di andare a scaricarli direttamente dallo smartphone con l'applicazione, ci permette di andare a agganciare e sganciare la dashcam in maniera velocissima. Vedete, in un attimo l'ho inserita, l'ho fissata e in un attimo la vado a rimuovere. Basterà far passare il cavo sotto a tutto il profilo dei montanti, vedete, in maniera molto semplice, poi aiutandoci con l'apposito oggetto in dotazione andremo a spingere il cavo più che possiamo all'interno del montante. Una volta fatto questo avremo sistemato in maniera perfetta e senza ovviamente avere niente alla vista per quanto riguarda il cablaggio. Quindi il risultato finale è questo. Qua abbiamo la nostra dashcam con i cavi che corrono lungo il montante, da questa parte corre quello per arrivare al modulo 4G che vedete ho messo lì nell'angolo, dove ovviamente anche il segnale 4G rimane più performante messo in una posizione del genere. Vedete che ho LED verde fisso, ci sta ad indicare che la rete 4G è connessa, e poi con il cavo del modulo 4G sono sceso e mi sono andato ad allacciare alla presa OBD. Io ho preferito la presa OBD alla connessione ai fusibili, molto più semplice, molto più easy, molto più adatto a tutti gli utenti. L'adattatore OBD è un accessorio che io ho comprato separatamente, però costa pochi euro, vi lascio qua sotto il link in descrizione perché ormai tutte le auto sono dotate da anni di presa OBD e basta utilizzare il cavo rosso e il cavo nero della presa OBD, quindi gli altri cavi non li utilizzate, li isolate e non li utilizzate, mentre nell'accessorio 4G di 70 mai andate ad utilizzare il cavo rosso e il cavo giallo, li unite insieme e li andate a collegare al rosso della presa OBD, mentre il cavo nero andate a collegarlo al cavo nero della presa OBD. Avete l'alimentazione 24 ore su 24, almeno fino a che voi avete dato il consenso al consumo della batteria, e quando scenderà sotto quel voltaggio la batteria si interromperà anche il discorso del 24 ore, perché sennò altrimenti avremo un consumo continuo che potrebbe andare a scaricare la batteria per chi magari lascia la macchina parcheggiata per parecchie ore. È molto utile andare ad attivare appunto la funzione di risparmio della batteria dell'auto. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore della dashcam, come abbiamo visto è davvero molto performante. Adesso vi faccio vedere velocemente quella posteriore, quindi scendo dall'auto e vado ad inquadrarmi, quindi potrete vedermi direttamente dalla fotocamera posteriore della dashcam. Andiamo! Ecco qua, mi vedete? Ovviamente la telecamera posteriore, come vi ho detto all'inizio video, ha una qualità inferiore rispetto a quella anteriore, comunque rimane davvero ottima, soprattutto per un discorso di utilizzare i filmati per determinate situazioni in cui dobbiamo dimostrare certi fatti o certi avvenimenti che sono accaduti. Però adesso fa caldo, torniamo in auto. Ed eccoci tornati in auto. Quindi avete visto come è semplice comunque andare ad installare il tutto. Ovviamente la dashcam installata da sola è ancora più semplice, perché basta andare a collegare la presa USB della nostra auto e lei già funziona, quindi già subito utilizzabile. Però andiamo a perdere quel vantaggio dell'alimentazione 24 ore su 24 per quando siamo parcheggiati, per quando lasciamo l'auto comunque abbandonata dalla nostra abitazione o dal nostro garage. Comunque le due cose non sono obbligatorie, possiamo acquistare solo la dashcam o possiamo acquistare il modulo 4G che ci aiuta ovviamente per un discorso di 24 ore al giorno di sorveglianza, di inviare notifiche di tutto quello che succede intorno alla nostra auto, quindi davvero molto interessante, perché comunque se noi abbiamo l'auto parcheggiata, qualcuno ce la dovesse tamponare, lui rileverà il movimento tramite il giroscopio che ha installato dentro di sé, quindi capisce che c'è stato un movimento e ci invierà la notifica nello smartphone. Quindi tutte piccole cose che però per chi lascia l'auto parcheggiata spesso o magari anche tutte le sere, perché non ha un garage, quindi tutte le sere la lascia parcheggiata in strada, può diventare molto interessante, anche perché la dashcam in caso di urto capisce, quindi invia la notifica sia a noi, ma ci invia anche la foto di quello che è successo, quindi potremo vedere la targa di quello che ci ha tamponato, magari perché ha messo la retro, ci è venuto addosso, quindi potrebbe diventare davvero molto utile anche in queste situazioni. Quindi detto
detto questo, direi di tornare in studio per tirare le conclusioni di questa dashcam di 70 mai, la 510. Ed eccoci tornati in studio. Avete visto che spettacolo di dashcam questa A510 di 70 mai, davvero un prodotto secondo me davvero davvero incredibile per quanto riguarda un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Come vi ho detto, vi lascio qua sotto il link in descrizione, lei costa meno di 160 euro, mentre se volete aggiungerci il kit 4G sono altri circa 50 euro che dovete aggiungere, però come vi ho detto non siete obbligati ad utilizzarlo, anche se secondo me fa fare un salto di qualità e un salto di utilizzo e un salto di performance, a questa A510, davvero davvero utile secondo me avere il modulo kit 4G, però non siete obbligati ad acquistarlo o potete farlo in seguito, subito la utilizzate collegata alla presa USB della vostra auto o all'accendisigari della vostra auto, poi in seguito nel caso dite cacchio però la trovo davvero interessante, mi manca però quella cosa della registrazione 24 ore su 24, mi manca avere le notifiche di tutto quello che succede intorno alla mia auto e via dicendo, anche quando sono lontano dalla mia auto, allora andate ad acquistare questo piccolo modulo, date un upgrade a questa A510. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo prodotto che sicuramente è molto utile come tutte le dashcam, perché comunque i file che avrete disponibili vi potranno diventare utili in situazioni critiche, in situazioni di incidente, in situazioni in cui siete stati coinvolti in qualcosa dove si può dimostrare la ragione o il torto, perché questi file, questi video valgono dal punto di vista legale, ragazzi sicuramente è un prodotto da non sottovalutare, questa A510 di 70 mai, uno dei marchi top per quanto riguarda le dashcam. E se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, anche di lei erano arrivati degli spoiler, e sempre su Instagram trovate anche tanti reel riguardanti il mondo della simulazione. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lei quando sarà in sconto ve la segnalerò sul mio profilo Instagram. E sempre se vi va, vi invito anche a seguirmi sul mio profilo Instagram Usati Poco da un nerd e mezzo. Sono due profili, uno di sconti e uno invece dove carico i prodotti che non tengo per me, prodotti che ho recensito, quindi sono praticamente nuovi e li vendo a prezzi davvero davvero bassissimi, quindi se volete date un'occhiata anche a Usati Poco da un nerd e mezzo, oltre che al mio canale Offerte di un nerd e mezzo. Ma quello che però assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!